Benvenuti ragazzi a questo video tutorial dove vedremo come costruire una porta con pistoni o semplicemente una porta scorrevole. Allora, Split Blood Lab. Eccoci qui. Io ne ho costruita una per farvi vedere. Adesso questa qua veramente, diciamo, è stata fatta grossolanamente, è stata fatta ovviamente, poi può essere personalizzata come si vuole. Ah, mi sono dimenticato, c'è su Skype con noi che ci stava seguendo, Totten98. Ciao a tutti ragazzi. E ci vuole far compagnia. Diceva, ecco qua, c'è anche uno slime lì che ci rompe con le balle. Ok. Questo è il funzionamento della porta. Semplicemente è composta da quattro pedane, due da una parte e due dall'altra, e basta passarci sopra e la porta si apre e così è chiude. È composta da pistoni, da qualsiasi materiale che si vuole, e la porta può essere fatta sì anche questo in un materiale che si vuole. Vediamo subito come passare all'opera. Allora, bisogna fare, io qua già ne avevo costruita mezza, però ho deciso di fare il video così almeno condividevo con voi. Allora, facciamo un buco profondo 2. Allora, e mettiamoci della redstone 3x2. Voilà. Ora prendiamo del materiale che vogliamo, ad esempio io prendo questi e facciamo questo lavoro qua. Ah, dimenticavo qua, bisogna fare un altro buco profondo 2 e niente. Ok, ora bisogna metterci delle pedane. Metto queste in pietra che stanno meglio. Voilà. E per il momento è questo già, diciamo, il circuito delle pedane è pronto perché passandoci sopra adesso non riesco a farlo vedere. Vabbè. Ah, il mondo è in creative, giusto così per fare gli esperimenti. Ok, redstone, e adesso mettiamo due pistoni iniziali. Voilà, questa terra qua sotto possiamo romperla. Mettiamo altri pistoni qua su, potete fare l'altra 2, l'altra 3, superiore al 3, non so se è uguale, comunque da 2 a 3 non ci sono problemi, non ci sono problemi. Ok, qua abbiamo messo torce messe, no, torce no, redstone, ok, e qua abbiamo concluso. Ok, perfetto, qua mettiamo il materiale per chiudere le porte. Questo materiale qui che hanno implementato da poco, quelle pietre che mi dicevi tu, Totten, erano implementate dalla 125 o 124? Non mi ricordo. Ah, ok, perfetto, siamo a Dalla posto. 123, se non mi sbaglio comunque. Allora, vediamo un po', mettiamo questa, un'altra qua dietro che serve per portare la corrente all'ultimo pistone. Tac. Perfetto, così deve essere conclusa. Ora basta mettere le torce, vedete già che sono chiusi. Tac, ed è pronto. Vedete, come vedete il procedimento è semplicissimo. Ho visto anche su YouTube alcune porte, diciamo, che utilizzano più materiali, ma questa da quanto ho visto è quella più diciamo tra virgolette economica, che non sfrutta tutti i materiali, diciamo, che ho visto in giro. Allora, così poi ognuno lo può personalizzare come vuole. Adesso sto usando questo tipo di pietra qui perché non volevo farlo uguale a quell'altra che sembra una porta da carcere. Potete farla per porte, per arene, per grandi edifici, diciamo, per queste cose qui. La prima applicazione che. La prima cosa che l'ho applicata, diciamo, è stata a un mondo che avevamo fatto con Totte98, dove avevamo fatto praticamente una zona limitata dai mob, e i mob praticamente non potevano entrare, e avevamo messo questa porta, avevamo fatto una cosa tipo. Abbiamo fatto una cosa tipo zombie, tipo quei film, tipo l'alba dei morti viventi, ecco. Tipo Resident Evil, ecco, non mi veniva il titolo del film. Ah, ecco, un'altra cosa che, ecco, parlando di mob, se i mob ci passano sopra, la porta la aprono.
quindi è meglio fare un sistema davanti alla porta che se No, arrivano. basta metterci le pressure plate in pietra. Ah, quelle in pietra non le E i aprono. mob non li aprono. Ah, perfetto, perfetto, ok, meno male, a posto. Ecco, la porta così è conclusa. Ovviamente poi qua magari ci va messo un muro, qualsiasi cosa. Ecco, però gli slime me l'hanno aperta. C'è andata a finire sopra una slime e mi ha aperto la porta. Vabbè, forse gli Boh. slime riescono ad aprirla. Ok, prova con le uova a spawnarci uno zombie sopra. Ah, è vero, ci posso provare. Uova. Uova di zombie, creeper, No, quella di Creeper non ti conviene. ma ha scritto zombie con la I anziché scrivere zombie. Zombie Sì, e no, basta. aprono anche le porte, anche i mob li aprono tranquille. Strano, strano. Vabbè, basta fare semplicemente una trappola fuori e il problema è risolto. O metterci un Oh, pulsante. ah, è vero, come avevamo fatto noi, se no mettere semplicemente un pulsante sul bordo qui. Vediamo se riusciamo a farne. Vediamo se riusciamo a farlo adesso, così almeno. Allora, qua ci mettiamo red. Ah no, abbiamo fatto in un'altra maniera, no, più carino. Allora, prendiamo la red. Tra l'altro non so come verrà il video perché sto provando un programma per registrare nuovo e non so come potrà venire. Aspetta, però se qui ci mettiamo un cubo di terra, forse riusciamo a farlo. Sì, quasi ci può mettere questa. Vediamo un po', non so se funziona così, non so se è conduttivo. Allora, un pulsante, mi sa che già l'ho passato. Sì, infatti. Eccolo qua, pulsantino. Ah, ecco, perfetto, vedete? Ad esempio, da fuori, dentro non c'è bisogno. Dentro non c'è bisogno perché se vanno dentro i mob, cioè questo qua, mettiamo caso che sia lato interno, cioè dentro non penso che ci siano mob. Però ad esempio, dal lato di fuori si possono togliere le piattaforme e sostituirle con un pulsante. Voilà. Certo, bisogna fare un po' rapidi quando mettiamo il pulsante perché se si chiude ci siamo in mezzo e fa del danno. Oh, sì, dove sono andato? Voilà. Bene, il tutorial è finito, vi ringrazio per la visione e se avete domande o comunque qualsiasi diciamo curiosità potete iscrivervi sul mio canale o comunque commentare il video, il canale di Mr. Tyke, o altrimenti c'è anche il blog, diciamo, che scrivo io, che porto avanti, che è www.spreadblog.it, detto in italiano www.spreadblog.it. Niente, vi ringrazio per la visione, un saluto da Mr. Tyke e Totten98. Ciao a tutti. Ciao ciao.